Secondo me, più che il programma, che può essere più o meno intelligente e più o meno innovativo, sarebbe intelligente andare a cercare il modo di far percepire al cittadino come andiamo, cioè qual è il nostro programma. Perché altrimenti se l'idea è buona, ma diciamo non viene recepita, resta un'idea inutile. Cioè se poi non vieni votato per quell'idea, quindi lo devo mettere in pratica, non hai fatto nulla. Per quanto sia geniale l'idea. Io non sono contento di così, scrivo anche per sì, perché, per motivo. Dico, noi come Movimento 5 Stelle istituzionalmente non siamo, ad esempio, dentro il comune di Palermo. Perché abbiamo fatto delle comunali, il nostro candidato per lo Palermo, eccetera, non è salito. E quindi siamo rimasti, tra virgolette, teoricamente fuori dalla stanza di bottone. Questo non ci ha impedito di fare operazioni quali chiedo sul collo, che poi è quello che sono arrivato per ragazzi. Sì. Quindi poter essere dentro le riunioni quindi della giunta comunale. Non ci ha impedito di, come gruppo di pressione, di proporre delle proposte, il gruppo mobilità ha fatto delle proposte, oppure comunque sia, dico anche per il discorso rifiuti. Quindi, una volta che tu non sei più solo, ma rappresenti noi 5 Stelle e quindi ti fai portatore anche di una base, di un certo tipo, quindi anche di una cattedra, ti posso ignorare la prima volta, la seconda volta, dopodiché dovranno a prendere se, dico, in considerazione quello che la base ha votato e quindi quello che la base ha proposto. No, ma credo, aspetta, giusto per quello che dice lui, no, è che bisogna diffondere il pensiero del momento. Come fai a rispondere al programma di lei? Lei ha detto quello che sono parte di quello nazionale da Grillo e chi sta attorno alla figura di Grillo è una cosa che a Camorbice sarà difficilmente applicabile, credo. Quindi benvenga la cosa carina esteticamente di fare lo streaming su quello che è la vita politica interna al palazzo, però su qualcosa di più concreto, perché comunque a Camorbice è una realtà più piccolina, più, cioè per quella che ho visto io la frequento da 3 anni, quindi comunque da esterno praticamente, non possiamo paragonarla alla nazione praticamente, cioè qua c'è un tipo di elettorato diverso. E allora c'è una persona che magari ha bisogno di avere spiegato cosa stiamo facendo, perché lo stiamo facendo, in che modo vogliamo fare. A me che Luca prevedendo è stata, diciamo, una cosa anche di progetto, perché io sono tornato 2 minuti fa dalla Torre Rocella, che per quanto possa essere una cosa più o meno fatta bene, eccetera, eccetera, proprio quella che sono fatto in ogni caso, che comunque vada, ha valorizzato un pochettino il territorio. Poi come è stata fatta, io neanche lo so, se c'è stato qualche giochetto politico attorno, cioè io non sono interessato a quella che è la vita politica di Campobello, quindi quello che c'è voluto, quanto è stato speso, se sono stati rispettati i criteri più o meno, cioè come dire, architettonici, io questo non lo so, però dico qualcosa che è stato sicuramente percepito dalla realtà. Quindi bisognerebbe cercare di agire in modo che la gente ti vede e capisce che tu vuoi e vuoi fare determinate cose. Altrimenti il programma, per quanto bello possa essere, difficilmente sarà votato. E poi abbiamo questo spettatore. Abbiamo partecipato a 2 trasmissioni radiofoniche di una emittente locale. Abbiamo fatto la prima tribuna politica a Campobellice, non si era mai fatta. La prima tribuna politica a Campobellice non si era mai fatta così. Non lo ricordo. A tanti anni fa, tante volte faccio vedere le foto a casa mia, per l'esperienza.
perché io mi stavo mettendo con un comunista di prima di tutto. Attenzione! Ma quello che non ci vecchi da buttare, da sottamare tutto quello che volete voi, dico, ma queste persone dico, ci sono state, continuano a fare. Vabbè, fatto io la storia. No, anche perché altrimenti noi qua c'è una cosa che non mi piace del Movimento 5 Stelle. E devo dire che ci sono fatto, certo. Ci sono fatto. Noi siamo qua per ascoltare, per ascoltare. Cioè io credo che sia un momento giusto del Movimento, che è quello di amalgamare tutti nello stesso ragione. Allora, tu dicevi proprio, hai fatto riferimento all'ultima amministrazione. È vero che ci sono stati quei sistemi che tu hai detto, e io te li riconosco e continuo a riconoscere che non hanno anche funzionato. Però è pur vero che in quelle coalizioni c'erano per esempio tanti giovani che si sono affacciati per la prima volta alla politica e che si sono andati veramente con spirito costruttivo, che poi si sia stato lo spappolamento, l'incomprensione eccetera eccetera, questo è molto triste dirlo, però non possiamo ergerci, ah, siamo migliori di tutti. No, 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 assolutamente, è pensiero diverso, il fatto di parlare è pensiero diverso. Noi abbiamo detto semplicemente. No, assolutamente. Chi vuole venire qua? Oh no, te lo faccio capire. Chi vuole venire qua anche di passate esperienze politiche può venire, ci fa piacere. Solo che deve fare una semplice passeggiata, come l'abbiamo fatto io, come ha fatto lui che viene dalla rifondazione, come un piccolo passo indietro è quello di non rappresentare più se stessi all'interno, ma di essere semplicemente uno strumento di vivosa, di lasciare da parte il passato e di occuparsi del futuro. Questo è l'unico limite, diciamo, che l'unico paletto che pone il movimento è questo, di chiudere con il passato e di pensare a fare banchette, ad essere sul territorio, è l'unico modo per riuscire a parlare con tutte le persone, e quindi questo certamente è una cosa che dovete fare. La visibilità è fondamentale, ovviamente nei limiti del tempo, della possibilità delle persone, anche cercare se questa dovrà essere la sede più o meno ufficiale, cercare di aprirla. No, Cioè, dalla presa in giro dicendo che dovete fare, stai a parlare, cominci a trovare, fai un banchetto con noi, vieni a pulire la piazza con noi, perché poi dicono che la campagna elettorale è questa, la piazza. Sì, esatto, ci divertivamo passando le tre giornate completamente. Ah, questa cosa della polizia si continuerà, tra l'altro, ora con le belle giornate si riprenderanno quindi le attività. Quindi ci sono contare per rispondere anche a te, il movimento a capo che dice il filo della scelta, quindi non è che si può fare i miracoli, anzi credo che abbiamo fatto più di quello che ci pensavamo di poter fare qui. Ed c'è una fase di emergenza, perché abbiamo premura di capire da votare. Perché sennò noi ce ne lasciamo tranquilli a fare altri convegni, a fare venire a Luca come stanno facendo. Ve lo presento, Luca Boccalatte viene da Collesano e si occupa di rifiuti, e sta facendo delle conferenze in giro, diciamo, per far capire che si può affrontare il tema dei rifiuti in maniera diversa da come si è fatto finora. Quindi avremmo preso più tempo e avremmo meglio sviluppato. Quindi in questo momento dobbiamo decidere se c'è la possibilità storica di essere presenti come movimento politico, l'unico movimento politico. Io faccio notare che in Italia ci sono solo quattro paesi con le liste certificate del movimento dove si è arrivati ad amministrare. È un Parma, poi Mira, che ce ne sono altre due. Ma è estremamente difficile ci sono dove si amministra.
quindi è molto difficile andare attraverso. Sto parlando di e quindi stiamo facendo un passo che non dico che è più grande delle nostre possibilità, ma ci stiamo tentando in maniera onesta, pulita, se ci saranno le condizioni con la rea. E voglio dire questo, noi abbiamo messo questa struttura a disposizione dei giovani. A me personalmente non me ne frega niente di andare. Io ho detto, se c'è la necessità di candidarmi come consigliere comunale, sarò il 16. E così penso lui, e così penso anche lui, che sono persone che abbiamo dato origine al movimento a Campo Felino, e così anche lui, che è pure diciamo, una delle figure storiche. Cioè, qui nessuno ha l'ambizione di andare a fare politica per il piacere, e poi non è che ci sono questi grandi interessi economici, di andare a consigliere comunale, sono solo capolino, non sentiamo un capolino. Però c'è quello che Grillo è stato equivocato quando diceva il punto G dell'edonismo politico, cioè quello che uno si sente arrivato quando si siede in quella poltrona e si crede di essere di chissà che. L'ideologia si chiama ci vogliamo al servizio della collettività. Se va bene, va bene, se no abbiamo fatto un altro problema, penso, no? E si continuerà a fare. E si continuerà a scegliere, sicuramente. Quanto importa come vada. Ora io vorrei fare lui che è del bilancio di Palermo e si occupa del settore economico, una domanda che è sempre venuta qui. Mi spieghi che significa decrescita felice e come questo concetto può essere applicato in un'amministrazione comunale, che cosa significa green economy, che cosa significa parlare di nuovi lavori, tutti questi aspetti che diciamo fanno parte un po' ampia la domanda. Sì, ma una cosa, potremmo rispondere facendo una conferenza, perché proprio mi sto occupando di organizzare delle conferenze di economia, e sono amico di Maurizio Pallante, se serve lo possiamo chiamare, lo possiamo far bene. Ci mancherebbe, Allora, mettiamoci d'accordo, oggi con il comune. 4 anni fa,